Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Allora, era davvero da un po' che non giravo una TBR, credo tipo da novembre, e quella di novembre è stata davvero davvero un sacco fallimentare perché poi c'è stato il periodo degli esami, insomma, casini vari, e quindi le letture che sono uscite fuori da quel periodo sono state un miscuglio di robe che volevo leggere, altre prese a caso, così dall'ispirazione del momento. Sapete benissimo che mi faccio guidare proprio dall'istinto del momento e la TBR è molto indicativa e generica, motivo per cui il più delle volte non la rispetto. Però devo dire che mi sta aiutando a mettere a fuoco i libri che voglio leggere proprio, se non in quel mese, almeno nel periodo direttamente successivo, motivo per cui alla fine si ripetono ciclicamente gli stessi libri con variazioni che porto a termine. Comunque, bando alle ciance e ciance alle bande, direi che iniziamo. Partirei con un libro che ho iniziato a gennaio, che voglio concludere assolutamente quanto prima, dato che al momento oggi, 30 gennaio sera, sono a metà, e si tratta della canzone di Achille. Non ricordo, forse proprio nella TBR di novembre l'ho citato come prossima lettura. Vabbè, gennaio, febbraio, ma ci siamo arrivati. Allora, lo sto leggendo purtroppo un po' a rilento perché mi sono ripresa da gennaio da una sorta di blocco mentale per quanto riguarda la lettura, mentre questa storia mi ha aiutato tantissimo a sciogliermi perché è tutto ciò che potessi desiderare, cioè storia d'amore di Achille e Patroclo sulla mitologia classica, scritta in maniera divina, letteralmente. E quindi, nonostante in questo periodo io sia veramente super incasinata più di quanto potessi immaginare qualche mese fa, mi sta tenendo compagnia in una maniera deliziosa. Quindi, primo proposito, finire questo. Poi vabbè, le TBR sono utilissime anche per invogliarmi a leggere, dato che ho superato questo periodo di gennaio un po' infausto per la lettura, direi che questa può aiutare. Dunque, iniziamo. Poi, allora, voglio dividere il mese di febbraio in due parti importanti, proprio fino alla metà, cioè dal 10 al 14. E dal 14, anzi dal 15 in avanti. Questo perché ho ricevuto in omaggio dalla Fazio Editore il digitale della Musa degli Incubi, il seguito del Sognatore di Laini Taylor. Vi lascio l'immagine qua sopra, poi vi mostrerò in futuro la copia cartacea quando ce l'avrò. Chiaramente, dato che il libro esce il 14 di febbraio, io lo leggerò in anteprima, motivo per cui mi concentrerò prevalentemente su questo libro durante la prima metà del mese. Tra l'altro, la saga del Sognatore è tra quelle che ho segnato come da concludere, da proseguire nel 2019, quindi portiamo avanti i buoni propositi. Non so se riuscirò a leggerlo nelle prime 2 settimane del mese, vediamo, cioè anche se poi sforo, niente succede, però sicuramente è la lettura su cui mi focalizzerò dopo aver finito la canzone di Achille, portandomela dietro col Kindle, che è sempre molto comodo per quando mi sposto in università o anche quando giro per luoghi. Sono curiosissima di vedere se Laini Taylor rimedierà allo scivolone che, per quanto mi riguarda, ha fatto sul finale del Sognatore e riprenderà l'ottima linea che stava seguendo per la narrazione generale del primo romanzo. Questo è il secondo e che chiude tra l'altro la serie. Devo ammettere di essere piuttosto emozionata di rimmergermi nelle atmosfere del Sognatore, quindi mi aspetto miglioramenti e sono molto curiosa. Quanti di voi attendono con ansia il 14 di febbraio, San Valentino, per poterlo leggere? Adesso mi spunta Elena che dice non io. Parlando invece della seconda metà del mese, un altro fantasy, poi giuro che deviamo anche verso altri generi, e sto parlando di Il Circo della Notte di Erin Morgenstern. Questo libro ha una lunga storia, nel senso che era andato fuori catalogo per un sacco di tempo ed era tipo introvabile. Questa infatti è la vecchia edizione, adesso è stato ristampato, l'edizione rigida della Rizzoli. Io lo trovai a 3 euro in una bancarella a Napoli, quindi ovviamente l'ho preso, soprattutto dato che era un periodo in cui c'era stato il boom per questo libro, tipo 2 anni fa, una cosa del genere, tranne che è rimasto lì a prendere polvere sulla libreria e non so perché, così come non so il perché di molti altri libri, ma ok. Poi è arrivato finalmente il segno del destino, il momento è giunto. Infatti Tiffany è scesa dal cielo per rendire il suo Miss Fiction Book Club, in cui lei propone come lettura di gruppo dei libri che lei vuole rileggere o vuole leggere e la gente può scegliere se partecipare o meno. E il primo libro selezionato è proprio Il Circo della Notte, e quindi io ho detto:
Quale occasione migliore per leggerlo, di partecipare a un gruppo di lettura? Quindi dal 15 di febbraio fino al 30 di marzo, non vorrei andare errata, si leggerà, se volete partecipare, unitevi a noi, alla lettura collettiva del Circo della Notte. Ora, io lo metto nella TBR di febbraio, ma sicuramente me lo porterò dietro per marzo, perché se non riesco a iniziarlo a fine febbraio, vista la quantità di libri che ho deciso di mettere nella TBR, si litterà a marzo e nulla succede. Però sicuramente questo sarà letto e sono super contenta perché bisogna smaltire i libri in libreria. Poi, spostandoci verso altri lidi, verso cose estremamente differenti, questo libro l'avevo iniziato a leggere a dicembre, sì, dopo aver letto altri due classici, ovvero Cime Tempestose e Orgoglio e Pregiudizio. Volevo fare il terzetto, il trio di classici, tranne che poi boh, mi sono bloccata perché non avevo più voglia di leggerlo. Ho letto un capitolo, quindi insomma sono proprio all'inizio. Si tratta di Madame Bovary di Gustave Flaubert. Che bella pronuncia francese. Allora, cioè, so pochissimo alla fine di questo romanzo, so solo che devo leggerlo. Sto facendo il recuperone dei classici iniziato a fine anno e adesso inauguriamo bene il 2019 facendo, cioè, proseguendo con questi ulteriori buoni propositi di lettura. E ciò che mi interessa è l'analisi della figura femminile di Madame Bovary, di Emma Bovary. Quindi spero che mi possa riservare grandi sorprese e che possa essere nelle mie corde come mi hanno promesso. Rimaniamo su cose impegnative, poi ci spostiamo di nuovo per argomento e genere. All Your Own di Kate Tempest. Questo libro, edito edizioni O, che me l'ha gentilmente inviato su mia richiesta, è una silloge poetica di una scrittrice famosa nell'ambito della spoken word, dello slam poetry in Inghilterra. È inglese, vero? Sì, esatto, è londinese. Tutta questa silloge si basa sulla figura di Tiresia, famoso personaggio della mitologia greca che divenne donna e poi divenne un indovino cieco. Quindi mi aspetto anche qui davvero cose interessanti, venendo appunto dalla spoken word, che è un ambito che comunque frequento relativamente, posso dire di sentirmi molto affine a questa raccolta, ma voglio sapere anche come lavora in questo senso l'area inglese. La cosa positiva ovviamente è che c'è il testo a fronte, tra l'altro è molto piccolino, quindi tutto sommato la raccolta non sarà così grande. Quindi posso confrontare nel mentre anche il testo in inglese mentre mi leggo quello in italiano. Allora, ho visto che tipo la prima parte è lunghissima, mentre nella parte centrale ci sono dei componimenti un po' più corti. Quindi mi tocca appunto superare lo scoglio iniziale, cercare di entrare bene nel ritmo, dato che ho letto qualche verso, ma devo riprenderlo, e poi cercare di capire se fa per me o meno. Cambiamo di nuovo e torniamo sul fantasy per le mie letture in inglese. Infatti ho concluso quella che mi stavo portando avanti da un bel po', ne parleremo nel wrap-up, e adesso tra i regali di Natale abbiamo questa meraviglia che è Six of Crows di Leigh Bardugo. Cioè, è meraviglioso e niente, quindi io ce l'ho e qui. Io non vedo l'ora di leggerlo e adesso devo solo trovare la forza di iniziarlo perché mi spaventa l'idea di leggere un libro in inglese così grosso e soprattutto di non leggerlo sul Kindle dove posso facilmente ricercare le parole. Potresti abbassare un po'? Che fa un casino della Madonna. Dunque ammetto di essere estremamente emozionata proprio perché ne stanno parlando tutti e super bene. Ergo, devo ammettere che ho delle alte, alte aspettative a riguardo e questo mi spaventa anche parecchio. Aiuto! E infine chiudiamo con il forse, cioè una cosa che non so se leggerò proprio a febbraio o meno. Si tratta di La strada di Cormac McCarthy. Allora, anche questo ce l'ho da quasi un annetto ormai in libreria, ma recentemente Matteo Fumagalli ne ha fatto una recensione che mi è piaciuta moltissimo e che mi ha fatto venire la voglia di prenderlo in mano e leggerlo. E sarebbe anche la spinta, il motivo per cui riapprocciarmi in questo periodo complicato di lettura alla narrativa, l'altro mio grande amore, visto che come potete ben vedere sto virando più verso il fantasy perché è quello di cui ho bisogno in questo momento. L'anno scorso, in questo stesso periodo, dicevo non c'ho più voglia di leggere il fantasy, quindi insomma siamo a posto. È un distopico in cui un padre e un figlio viaggiano su questa strada appunto cercando cibo e cercando di sopravvivere. Non è particolarmente lungo, 200 pagine, poi è scritto col solito font grosso degli Einaudi Super ET, come vedete piccolino, quindi
Quindi penso si possa fare, dipende appunto da come gestirò questa mole di libri che vi ho appena mostrato. Non lo so, comunque se non a febbraio penso al più tardi a marzo. Benissimo, queste spero che siano le letture che farò durante questo mese, mese e mezzo. Vi lascio come al solito tutti i libri di cui vi ho parlato qua sotto con il mio codice di affiliazione ad Amazon. Quindi se voi acquisterete uno di questi libri, io riceverò una commissione sul vostro acquisto che non va a influire su quello che voi pagate, ma vi viene fornito direttamente da Amazon, con cui io posso alimentare il canale, i libri di cui parlo, eccetera, eccetera. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi raccomando di lasciare un mi piace, di commentare qua sotto e di iscrivervi, attivando anche la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le cose brutte belle che pubblico. Detto questo, di nuovo, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!